È lungo 9 metri, appartiene a una specie sconosciuta ed è stato venduto all'asta a Parigi per oltre 2 milioni di dollari. C'è il massimo riservo sul nuovo proprietario di questo scheletro di dinosauro, che secondo gli scienziati presenta diverse differenze con le specie già studiate. Anche per questo ci sono state polemiche da parte della comunità scientifica, con voci critiche sulla vendita di un dinosauro a prezzi che escludono i musei. 1.580.000 dollari il prezzo, salito a oltre 2 con le tasse. L'asta si è tenuta dentro la Tour Eiffel. Lo scheletro è stato ritrovato negli Stati Uniti nel 2013.